Negli eventi e nei personaggi della passione di Cristo, l'Evangelista Matteo vede il compimento delle profezie e delle promesse bibliche. La croce e la Pasqua di Gesù segnano il culmine e la pienezza della storia della salvezza. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici!» E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba!» Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso!» Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!» Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi!» E tutto il popolo rispose: Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli!» Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tossero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani,
facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È disonesto, ingiusto, bugiardo, orribile il processo e il giudizio che gli uomini danno del Figlio di Dio venuto a salvare l'umanità. Il Sinedrio decide che deve morire. Pilato non sa che farsene, gli è solo di impiccio. Sta tremando, preoccupato di quello che Cesare potrà dirgli. La piazza grida: sia crocifisso. C'è un cireneo che porta un po' per lui la croce. Noi dobbiamo stare dall'una o dall'altra parte. Davvero costui era figlio di Dio. Ma lo dicono dopo che l'hanno ucciso. Gesù che pende dalla croce morto è la vita di tutti noi. Io dico povere parole, parole di uomini che leggono la verità, la storia più ingiusta che sia mai capitata sulla terra. Bisognerebbe provare come i santi sudore freddo, dolore straziante nel cuore. 3 cose oggi, Domenica delle Palme, noi presentiamo a Gesù Cristo: palma della pace, la palma del perdono. Così iniziamo i giorni
che ci introducono alla risurrezione della Pasqua. Amiamo il Signore veramente. Questo è il momento ufficiale, ma dentro le ore di questi giorni ditelo al Signore, proprio ve lo raccomando, non siate muti. In questi giorni in cui il sangue di Cristo scorre e viene celebrato dalla famiglia di Cristo, avviciniamoci al crocifisso e preghiamolo. Prendetelo in mano, guardatelo appeso alla parete delle vostre case e ditegli: Signore, perdona, non siamo degni del tuo amore, ma tu continua ad amarci. Guidaci fino a che possiamo arrivare nella casa dove tu abiti, insieme al Padre e allo Spirito Santo, insieme alla Madre tua Maria Addolorata e a tutti i santi della Chiesa. Così sia. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore.